Campionato 2016-2017, la seconda categoria bussa alle porte. Ne parliamo con due mister di casa, esattamente Domenico Tripodi e Antonio Cormaci. Sì, avevo detto, sì, il campionato è alle porte, sì, adesso stiamo iniziando. Oggi facciamo l'amichevole con il Borgo. E sì, un campionato, l'ennesimo campionato di seconda. Speriamo che quest'anno no, che sia la volta buona, perché negli altri anni abbiamo fatto sempre campionati, tranne l'anno scorso abbiamo fatto sempre campionati dei vertici. Mi auguro che anche quest'anno sia un campionato, che ci compete, un campionato da primi posti. Abbiamo allestito una squadra discreta e puntiamo, il nostro obiettivo è quello di fare i playoff, non ci nascondiamo, perché la squadra, onestamente, per gli uomini che ha, è una squadra che può competere per i primi posti. Al Borgo auguro le migliori fortune e che arrivano dopo di noi e basta, poi per il resto me lo sta bene così. Non so se mister Antonio Cormaci sia d'accordo su questo. Poi sarà il campo a determinare questo, quindi è chiaro che fare un campionato nella stessa categoria, due squadre dello stesso paese, c'è rivalità ma c'è sempre il rispetto, tant'è vero che noi la prima nostra uscita stagionale la facciamo proprio con loro, anche perché tra noi e loro ci sono ragazzi che giocano da noi, ragazzi e viceversa, quindi è chiaro che dopo i campionati di Serie D che ci sono stati a merito e via dicendo, si sta cercando di ricostruire qualcosa partendo dal basso, come giusto che sia, anche perché non ci sono più le forze economiche necessarie per poter, secondo me, fare un campionato di calcio. L'anno scorso il Borgo si è salvato con i play-out, quest'anno c'è più esperienza, c'è più competenza, c'è più sicurezza. No, l'anno scorso abbiamo fatto il campionato di seconda categoria con molti giovani, perché vogliamo dare sfogo alla nostra scuola calcio, quindi abbiamo giocato addirittura in alcune partite con 9-10 fuori quota. Quest'anno la Lega ha deciso di togliere fuori quota, per noi cambia poco perché noi puntiamo sempre sui nostri ragazzi, quindi abbiamo qualche giocatore esperto in più, ma è chiaro che l'ossatura sarà fatta per lo più di questi ragazzi che dovranno dare continuazione a quello che di buono hanno fatto l'anno scorso. Il Borgo parteciperà a diversi campionati. Sì, noi abbiamo una scuola calcio che viene gestita da mister Francesco Marra, poi abbiamo una squadra di giovanissimi, allievi, juniores e poi la prima squadra. Molti giocatori, non vi nascondo, magari fanno due campionati, alcuni ne fanno addirittura tre. Però questo, secondo me, li fa crescere ancora di più, perché affrontando più campionati, soprattutto quello più basso, poi magari si diventa più esperti più velocemente. Quindi per quanto riguarda l'assetto societario? Sì, è rimasto immutato rispetto a quello dell'anno scorso, con il presidente Luisa Nipote, poi il vicepresidente Mercurio, poi tutti gli altri che aiutano la baracca. Poi io sto cercando anche di qualche ragazzo più grande della prima squadra, di farlo avvicinare alla società, fargli capire quello che vogliamo fare, perché noi soprattutto facciamo calcio anche perché facciamo sociale, cerchiamo di dare sfogo in una terra che è abbandonata da tutti. Poi gli ultimi episodi hanno ancora di più forse condizionato negativamente l'opinione pubblica nei confronti di Melito. Melito non c'è solo l'Andrangheta, non c'è solo, c'è tant'altro, quindi dobbiamo ripartire, dobbiamo cercare di costruire qualcosa anche attraverso il calcio, cercare di dare dei valori sani, dei valori veri a questi ragazzi, anche perché secondo me il problema di fondo è che lo Stato ha abbandonato totalmente questo pezzo di terra, perché già se si va in un'altra provincia le cose sono diverse, anche sotto l'aspetto del lavoro, sotto l'aspetto, i ragazzi si ritrovano a 20 anni o a dover andare via oppure a lavorare per il triplo, prendendo magari nemmeno i soldi per andare a mangiarsi una pizza il sabato sera. Quindi il problema di fondo è un problema che
reale, è un problema che c'è, che qualcuno dovrebbe iniziare ad affrontare, a chiedersi il perché magari molti ragazzi fanno delle cose sbagliate e non sono tutelate per niente da nessuno. Campionato di seconda categoria, il Borgo Grecanico giocherà di domenica. Sì, abbiamo scelto per ovvi motivi di giocare domenica, anche perché durante la settimana saremo impegnati con le altre categorie, quindi per far rifiatare un po' qualche giocatore che sarà costretto a fare qualche tour de force. Quindi anche perché abbiamo parecchi ragazzi che vanno a scuola, quindi il sabato ci avremmo dei problemi con le uscite scolastiche e via dicendo, quindi la domenica siamo più tranquilli tra virgolette. Il Melito Futsal invece giocherà sabato e poi da quest'anno mi sembra che ci sia addirittura un'altra squadra, Roppa Grazia Sant'Antonio, a Melito, che parteciperà al campionato di terza categoria e giocherà. Giocherà di sabato, che è la calcistica, pare, in terza categoria. In ogni caso noi così il sabato saremo liberi per poter andare a tifare per la squadra di Melito, che di volta in volta giocherà, tifare tra virgolette, perché poi noi pensiamo solo a noi stessi. È chiaro che avremo la possibilità di vedere le altre squadre di seconda, in ogni caso quando giocherà il Melito in casa, e poi possiamo dare uno sguardo pure alla terza categoria. Il professore Stelletano è di casa qui? Sì, sono di casa qua, ho fatto una bella esperienza che mi ha aiutato a crescere. Vabbè, ho trovato un ambiente dove il blasone non è di poco conto, ci hanno un passato di livello. Ringrazio sempre Mister Tipoli, ringrazio il presidente Da che mi hanno fatto fare un'esperienza di crescita e umana. Quindi un po' a Condofuri, un po' a Melito, un po' a Palizzi? Sì, ho fatto più esperienze, sono stato a Condofuri, sono stato... Un e Trino? Sì, prima a Bova, poi a Condofuri, poi a Melito, adesso sono rientrato tra virgolette a casa mia, dove mi fa un enorme piacere stare, perché come sapete siamo in famiglia con il presidente, con gli altri mi trovo benissimo, ma ringrazierò sempre tutti perché dove si va si fa sempre un'esperienza, se vi ripeto, sia umana che di crescita. Un Palizzi ambizioso ai nostri di partenza. Un Palizzi che deve fare un campionato con le capacità, le forze umane che ha, un Palizzi che vuole mettersi tra virgolette in mostra però con la massima umiltà, poi vediamo strada facendo, sempre restando con i piedi per terra, vediamo cosa si può. Qui siamo nel campionato di prima categoria. Eh sì, un campionato di prima categoria che annovera nomi non solo nella nostra squadra ma in tutte le squadre partecipanti di livello, e questo fa piacere perché vedremo una buona annata secondo me. Giriamo il microfono anche al presidente Salvatore Idà per fare il punto della situazione per quanto riguarda l'annata o la stagione 2016-2017. Per quanto riguarda questa stagione, già Mimmo aveva già detto anticipatamente che anche quest'anno cercheremo di fare un bel campionato. Abbiamo un po' rivoluzionato gli assetti anche societari, da qui a breve ci sarà la nuova società. I giocatori, c'è stato un cambio anche nel campo giocatori, abbiamo freschi 3-4 giocatori sono arrivati da poco, cercheremo di utilizzarli al meglio dall'inizio del campionato per poter ambire a quella posizione al quale diceva prima Mimmo, che è sempre stata di vertice, escluso l'anno scorso abbiamo avuto un po' di disagi a livello anche fisico di alcuni giocatori, quindi abbiamo un pochettino... È un peccato sotto l'aspetto calcistico, anche se non abbiamo mai demeritato. Speriamo che quest'anno sia la volta buona per ambire a quelle posizioni, ripeto, a quella categoria che a merito manca, anche perché ormai da tantissimi anni, da quando è finito il calcio di prima serie, si lotta sempre con i bassi gironi, vedi la seconda categoria, terza, alla prima si è stati pochissimo, credo, più o meno da quello che ricordi. Speriamo che lo possiamo fare noi o un'altra squadra di merito, perché ovviamente quest'anno ce la battiamo tutti, abbiamo due squadre di merito in seconda, abbiamo una terza, quindi il nostro auspicio e un augurio anche alle altre società di fare un bel campionato e di ambire a quelle posizioni che Melito merita, che questi ragazzi merito, che le società merito, perché
effettivamente facciamo tutti gli sforzi notevoli sotto l'aspetto anche economico e sotto l'aspetto generale di impegni societari. Eccolo qua il popolarissimo Franz Beckenbauer, al secolo il dottore, perché nel frattempo si è laureato in medicina e sta esercitando, Francesco Baccellieri, beniamino del pubblico locale. In quale veste quest'anno? No, quest'anno intanto dipende sempre dai miei impegni lavorativi. Sono sempre allenatore alla polisportiva Giare dei ragazzi e in più do una mano qui a Mister Malaspina con la futsal, quindi cerco nei limiti del possibile dare il mio contributo. Tutto qua, niente di nuovo, ecco. A volte ritornano Silvio Malaspina. Sì, speriamo di fare bene quest'anno, dai. L'anno scorso ho visto una Melitese in difficoltà, quest'anno vogliamo fare bene. Ecco, quindi si ritorna al vecchio amore. Sì, vabbè, Melito è casa mia, quindi per forza dovevo farlo insieme a Mimmo, insieme a Ciccio Baccellieri. Ecco, il nostro proposito è fare bene, cercare di vincere il campionato. Col tesserino di allenatore in tasca si può guardare al futuro? No, ma vabbè, questi lasciamo stare queste cose per adesso. Il mio futuro è qua con la Melitese, con questi ragazzi, con Melito, e il resto poi se verrà ci penseremo in futuro. Quindi siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda l'inizio del campionato di seconda categoria. Eh sì, dovrebbe iniziare intorno ai primi d'ottobre, il 2 ottobre, il 3 ottobre, non lo so. Quindi siamo a 15 giorni dall'inizio, ci stiamo preparando da circa 20 giorni, quindi speriamo di fare bene e di iniziare bene, dai. Tra poco verrà sorteggiato il campionato, diciamo il calendario. Sì, fra pochi giorni ci sarà il calendario, ma noi non guardiamo queste cose, dobbiamo guardare noi stessi. Abbiamo un'ottima squadra, secondo me, abbiamo le basi create in questi anni e vogliamo continuare sulla strada di qualche anno fa, ecco. Tolto quelle due squadre, cioè la Bovese e il Ravagnese, rimane la Scillese. No, vabbè, la Bovese è in prima, voglio dire questo. Tolte queste due squadre, voglio dire, sì, che sono state promosse in prima. Sì, questo, c'è la Scillese, ci sono sempre le ottime squadre. Il campionato di seconda è abbastanza difficile, ecco, non è facile, non è scontato niente. Poi nel calcio sappiamo, secondo, terza o prima categoria è sempre difficile giocare. Noi ce la metteremo tutta per vincere il campionato, questo è sicuro. Purtroppo siamo caduti in basso, perché noi per il paese che siamo meritavamo di una squadra, non ti dico di serie D, ma almeno di eccellenza. Il problema non lo so di chi è, però purtroppo ci ritroviamo in questa, con due squadre di seconda categoria, una di terza, tutti questi giovani che ci sono, purtroppo speriamo che dura. C'è una grande sete di pallone. C'è la grande sete di pallone, però la gente non vuole vedere la seconda categoria o la terza. La gente era abituata con l'eccellenza, con la serie D. Ora purtroppo dobbiamo venire a vedere la seconda categoria. Io personalmente, tu lo sai che... Sei un assiduo del Maro Simone. Sì, diciamo, io quando... Un super tifoso. Un super tifoso, e quando sono libero non ho niente da fare e vengo a vedere questi ragazzi che corrono. Delucidazione sull'assetto societario, allenatori. Allenatore è stato confermato a Valastro insieme a Totò Stellitano. L'assetto societario ci siamo allargati con qualche nuovi entri, abbiamo qualche nuovo giocatore e qualche giocatore che è andato via. I tifosi valizitani però vogliono sapere a che punto è lo stadio. Lo stadio stanno lavorando, i lavori procedono, per questo inizio campionato giocheremo qua a Melito, saremo ospiti a Melito e poi speriamo per dicembre di essere a Palizzi per poter giocare nel nostro campo. È quasi tutto pronto per il campionato di prima categoria, ci sarà anche il Palizzi ovviamente, che l'anno scorso ha disputato un buon campionato. Ne parliamo con il presidente o co-presidente Minniti. Giuseppe Minniti. Il nostro obiettivo rimane di alzare l'asticella rispetto all'anno scorso dei 40 punti. Abbiamo formato un organico, secondo me, importante.
grazie a Rodà e grazie a Buonanno che si sono trainati un po' di giocatori dietro. Se riusciamo a fare gruppo, a fare quadrato, come l'anno scorso nella seconda parte siamo riusciti a farlo, secondo me possiamo dire alla nostra, anche per puntare ai playoff, perché siamo una squadra, secondo me, sotto l'aspetto di forza, strategicamente anche una squadra con Buonanno, Rodà, Esperta, Maviglia, giocatori che hanno fatto la categoria da diversi anni. E forse perdiamo un po' di qualità perché abbiamo perso Paviglianiti, però la prima categoria si gioca in questi campi più con la tenacia, con la forza che con la tecnica. Allenatore? Secondo me possiamo fare un buon campionato. L'allenatore sarà confermato il piede sinistro di Dio, Giovanni Valastro. Sì, l'allenatore Gianni Valastro, quadrivato anche dal mister Stelitano, che collaborano, diciamo, insieme. Ormai conosco i ragazzi da tanti anni e speriamo di riuscire a fare un buon campionato. E lo stadio Saverio Spinella sta diventando un piccolo Maracanà, visto che ci sono tante squadre, terza categoria, seconda e quest'anno anche prima. Giocherete di domenica. E a questo punto voglio ringraziare il sindaco e l'assessore allo sport, mi sembra la dottoressa Crea, che è stata molto disponibile, diciamo, e ci abbiamo messo d'accordo per il rimborso, che hanno fatto uno statuto e una massima collaborazione. Io le devo ringraziare a tutta l'amministrazione, al sindaco e l'assessore che sono stati disponibili, al dirigente anche, che in una settimana siamo riusciti a concretizzare il tutto, perché non è facile giocando 4-5-6 squadre con allenamenti e fare il punto di situazione, e li devo ringraziare in maniera, diciamo, forte, perché per averci dato la possibilità di giocare a merito Porto Salvo. Poi, se le cose si mettono per un verso giusto, nelle campagne acquisti che si apriranno da qui a poco, si può vedere di trovare qualche cosa. Ma no, io già dico, abbiamo due portieri forti di categoria, abbiamo, ti ripeto, Buonanno, Minniti, Battaglia, c'è tutta gente che ha giocato in promozione, abbiamo un organico di 20-22 persone. Secondo me in questo momento non ci manca niente, se tutti i ragazzi riescono praticamente a fare quadrato tra di loro, secondo me noi possiamo fare un buon campionato. Certamente so che ci sono il Real, c'è la Bovlinese, c'è il Mammola, ci sono 3-4 squadre che vengono menzionate per squadre importanti, come il San Giorgio, ma noi non ci abbattiamo, noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Roberto Ladella, che campionato hai intenzione di disputare quest'anno? Nella parte alta della classifica. Noi il merito, speriamo di essere nelle parti alte della classifica. Stefano Rodà, uno dei grandi del calcio dilettantistico calabrese, quest'anno è approdato al Palizzi. Salve a tutti, sì, come ben ha detto il professore, dopo 2 anni di assenza sono rientrato a Palizzi. Il progetto di quest'anno è un bel progetto. Speriamo tanto di divertirci, anche perché la società sta facendo le cose in maniera abbastanza seria, come d'altronde ha sempre fatto, però quest'anno con un punto in più. Cerca di migliorare l'ottimo campionato dello scorso anno, l'obiettivo è quello di entrare in zona playoff, poi vediamo cosa viene. Pasquale Barilla, e non Barilla, il futuro della tua squadra è nelle tue mani. Così si direbbe, comunque cerchiamo di fare meglio dell'anno scorso e di fare un campionato migliore e piazzarci nelle posizioni che ci competono, ovvero lotteremo per la promozione e speriamo di vincere questo campionato finalmente.